Mi dispiace di non poter condividere i toni entusiastici della collega De Robertis per quanto riguarda il lavoro fatto su questa legge, non tanto per il lavoro fatto in sé, quanto perché fondamentalmente trattandosi, come il Presidente prima ha fatto notare, di una legge meramente di riordino di quelle che si trattava le funzioni provinciali, in realtà non costituisce una rivoluzione copernicana per quanto riguarda la legge sul turismo in Toscana che noi stiamo ancora attendendo. C'era un progetto di legge che è rimasto fermo praticamente alla fine della legislatura precedente e doveva costituire, quello sì, una rivoluzione per quanto riguarda il turismo, considerando anche che si trattava di una legge del 2000, come possiamo vedere qui, e che era stata concepita dal 95, quindi si tratta veramente di una legge molto datata, che aveva delle ottime basi, ma che allo stato attuale sta normando una realtà turistica non più esistente. Quindi farò riferimento prevalentemente a quello che è l'attività che è stata fatta appunto in seconda commissione, di mera attività veramente quasi un esercizio notarile di ripartizione delle funzioni provinciali, alle quali appunto sono state ripartite tra regione, comuni o comuni capoluogo di regione. Ecco, la vera scelta politica che possiamo trovare all'interno di questo riordino è questa e devo dire che non ci ha soddisfatto per niente. Noi avremmo voluto, e lo dico brevemente, senza elencare come quelle che sono state le funzioni appunto che sono state riallocate, avremmo voluto una funzione maggiormente accentrata in capo alla regione per la semplice motivazione che la Regione Toscana, per quanto sia un territorio estremamente diversificato, non è così estesa e non ha caratteristiche tali per tutta una serie di circostanze, soprattutto per una storia anche dal punto di vista legislativo e dell'organizzazione di tutto quello che riguarda il turismo, tale da poterci permettere un'eccessiva frammentazione di quelle che sono le attività e soprattutto attività come la raccolta dei dati o alcuni tipi di gestione. Ben vengano una semplificazione, e mi riferisco a quello che riguarda l'eliminazione dell'obbligo di comunicazione dei prezzi, e che tra l'altro si rifà anche a un riallineamento a quella che è la normativa nazionale. Questo è stato giusto che sia fatto, e bene si è fatto in seconda commissione a lavorare su questo. L'adeguamento dell'apparato sanzionatorio, anche questo tutto corretto. Però per quanto riguarda la ripartizione, semplicemente la scelta politica è stata quella di dare ai comuni o ai capoluoghi di provincia di nuovo delle funzioni. Questa esperienza politicamente era già stata fatta nelle legislature precedenti ed è stata fallimentare, lo abbiamo visto. Precedentemente esistevano le APT, abbiamo visto che la realtà era alla fine che i capoluoghi di provincia avocavano a sé la maggior parte dei fondi e delle risorse di tutti i tipi. E quindi i piccoli comuni ne risultavano da questo punto di vista, diciamo, un po' trascurati, negletti. E secondo noi, con questa riallocazione che mette di nuovo in capo ai comuni, appunto alle ex province, le funzioni, si ritorna praticamente allo stesso assetto. Quindi questa è la prima cosa che critichiamo e per la quale voteremo contrari. La seconda è la cabina di regia, che anche questa è una storia già vista, prima si chiamava, se non mi sbaglio, tavolo del turismo, alla fine più che un'attività di coordinamento, quella che pensiamo noi è come prima, riandrà di nuovo a essere un gruppo di persone che semplicemente prenderà atto di quelle che sono a disposizione della Giunta e dovrà in qualche modalità andare ad esercitare sui territori. E anche secondo noi questo non è il modo migliore di affrontare quello che è l'anno zero della disciplina del turismo in Toscana. Quindi ben vengano tutta una serie di altri interventi che sono stati fatti all'interno di questa legge, però a causa di principalmente di questi due tipi di riordino che sono stati fatti, noi siamo a votare contro a questa legge e auspichiamo in ogni caso che presto e possibilmente con una condivisione da parte dell'ufficio della Giunta venga fatta la nuova legge sul turismo. Auspichiamo, e sono sicura di incontrare da questo punto di vista l'assenso del Presidente Anselmi, delle audizioni con tutti gli stakeholders, con tutti i partecipanti possibili per cercare di fare una legge sul turismo che sia veramente onnicomprensiva, ma soprattutto che vada a disciplinare il turismo non per i prossimi anni a venire, ma per i prossimi
prossimi 20 anni almeno. È necessario qualcosa di veramente incisivo, è necessario qualcosa che guardi all'Europa, che guardi alla normativa nazionale e soprattutto che vada a regolamentare tutta una serie di fattispecie che sono nate in questi anni e che hanno bisogno di una regolamentazione. Si è parlato l'ultima volta dell'home restaurant, ad esempio, ma pensiamo a Airbnb e tanti altri fenomeni. È necessario normarli, non possiamo non guardare e far finta che essi non esistono. Serve una legge veramente onnicomprensiva e soprattutto di ampio respiro, ed è questo che auspichiamo che provenga dalla Giunta.